Ragazzi, oggi è venerdì 1 giugno, sono le 19:15, noi stiamo andando a Limbiate, stiamo andando alla pizzata della classe di Christian. Abbiamo deciso di farla in questo oratorio, ovviamente abbiamo ordinato un bel po' di teglie di pizza, abbiamo fatto una spesa generale di altre cosine e quindi niente, stiamo andando da quelle parti. Abbiamo avuto un momento di sguido adesso perché Riccardo ha fatto il matto, si è svegliato ed era ingestibile perché non voleva fare un cavolo. Oggi ho spuntato un po' i capelli perché avevo le punte un po' secchine e li ho spuntati e niente, finalmente è arrivata, forse ma io direi sì, è arrivata l'estate. Sì, perché c'è un bel clima, 7:20, c'è un bel sole, c'è ancora un bel cielo azzurro e niente, adesso dovrei raggiungere Walter perché gli devo dare la sua borsa perché lui si lava la sua mamma e poi ci viene incontro dopo e niente, quindi stasera passiamo una serata un po' diversa dal solito. La chiusura, oddio, che io non sono molto contenta di questa cosa, la chiusura della scuola, quindi vuol dire chiusura a scuola, bambini a casa, da spararsi, pum pum, così proprio, diretta, e niente, io sto facendo una cosa che non dovrei fare, sto guidando con l'infradito perché non volevo mettermi assolutamente il per tennis, adesso ho il sandalo da mettermi dopo quando arrivo. E niente, siamo arrivati a casa, praticamente velocemente merenda, doccettina, ci siamo sistemati, Riccardo nel frattempo ha dormito e nel frattempo è andato anche fuori di matto. E niente, dai, ci vediamo più tardi, magari faccio, non credo che farò dei filmati perché comunque non riprenderò di certo i bambini, però magari ci vediamo più tardi, il vlog continuerà magari anche domani. E stasera non si mangia niente che sia un frullato di verdure, una polpettina vegetariana, niente di ciò, ma stasera via libera tutto, intanto si fa questa cosa. E quindi adesso chiamo Walter, voglio sapere un po' che punto è con il lavoro, se è in fase di uscita, in modo che così lascio la sua roba e poi vado a portarla alla mia suocera. E mi vedo i capelli cortissimi, gli ho solo dato una spuntatina, ma solo le punte, mi sento molto leggeri, non è la verità. Sì, me la sono data io la spuntata, ragazze, sì, perché le spuntatine di solito me le do io quando sono una cosa molto da di punta, faccio le due codine e taglio, ho la forbice però professionale, come mi taglio anche la frangia, come faccio tante altre cose, come sapete io faccio un po' tutto. Grazie al Signore si è calmato sto bambino perché era sclerotico, sclero totale. Va bene dai ragazze, ci vediamo più tardi, dopo magari faccio vedere qualcosa, non lo so, comunque mando un super mega bacione, vi ringrazio ancora tantissimo per i commenti, per il supporto, per tutto quello che fate anche per il mio canale, insomma per farlo crescere, poi è molto gratificante anche sentire, leggere le cose che mi scrivete, vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao ragazze, sono andata un attimo da MD, poi vi svuoto la spesa, ve la faccio vedere. Allora ho preso le albicocche, poi
queste caramelle al caffè senza zucchero. I pomodorini, poi ho preso i fusilli integrali bio, le penne rigate integrali, sempre bio, le penne rigate integrali normali, queste qua, sempre rotte, poi la Pepsi Zero che domani porteremo all'Ago, visto che domani andiamo ad Arona. Poi ho preso questa maionese bio, voglio provarla. Maionese Touché bio. Ingredienti: olio di semi di girasole, uova fresche pastorizzate, aceto di vino, succo di limone, zucchero di canna, sale. Non ci vedo più, senza glutine. Comunque questa qua, per questa l'ha preso questi biscotti, l'ha portata domani via. Poi, aspettate, arrivo ragazzi. Marta sta mangiando la pizza. Poi, preso formaggio, questo qua lo dovrei mettere domani nei panini. Fusilli integrali, questa passata mi piace molto, per quello che l'ho presa vado a colpo sicuro. Poi ho preso le banane, la farina Vivo Meglio, farina di frumento integrale, l'avevo già presa, era buonissima, e l'ho ripresa tranquillamente perché so che è buona. Poi una tartina sulle gelatine. Poi ho preso il grana padano in bocconcini. Poi ho preso questi rotoli qua di carta, questi rotoloni giganti, avevano anche una buona offerta, li ho presi. E poi, allora, le cialde del caffè, queste qua che prendo quando mi capita di passare da MD. Questa pezzuola che non avrei dovuto prendere, però per il caso una volta a settimana li do, sono i grissini con la Nutella, anche se ho visto là che c'era anche la Nutella bio. Poi ho preso il prosciutto cotto fresco, l'ho preso proprio al banco, il Ferrarini per domani, mi manca il pane, lo prenderò domani mattina, non lo so. E poi ho preso questi tipotecini integrali al forno, fatti al forno. Gli ingredienti sono farina di frumento integrale, farina di grano tenero integrale, olio d'oliva, vino bianco, olio extravergine, olio, sale, un po' di ingredienti. Ho detto piuttosto di portarci magari schifezzuole domani al lago, ci portiamo questi che saranno sicuramente molto buoni, molto meglio. E poi basta, preso l'acqua. Allora, c'è una ragazza di voi che mi ha detto: sono sicura che tra poche settimane, fra 5-6 mesi o poco tempo, in poco tempo tornerai a mangiare le stesse cose di prima. Cara, mi dispiace deluderti, ma io non tornerò a mangiare le stesse cose di prima. Assolutissimamente no. Assolutamente. Infatti ti dico anche che ho preso il prosciutto per fare i panini domani, ma è uno sgarro, rientra in uno sgarro, perché il prosciutto non è che lo comprerò di routine, come sempre. Però che ha chiaramente qualche formaggio ogni tanto, tipo il grana padano, ok. Però negli sgarri, nei momenti di sgarro, appunto, diglielo. Mi hanno detto: sono sicura che tornerai a mangiare come prima? Sì, sono sicura, come quei detersivi che hai fatto tutto quel casino là e poi alla fine i detersivi che compro sono due, cara. Detersivo per la lavatrice, ammorbidente, e detersivo piatti. Poi io uso aceto di bicarbonato per lavare la casa. Infatti mio marito, dillo amore, c'è sempre puzza d'aceto in questa casa, vero? Dillo, fatti vedere, dillo. Io mi mangio una banana. Non gliene frega niente. Amore, ci sono le albicocche buone. Ma che belle, le fate prendere Cristian? Quindi guarda quanto ho preso. Ho preso anche la maionese biologica, poi vedi anche lì, ti ho preso anche i fusilli biologici, ti ho preso la farina di frumento integrale. Ce la fai a prendere quella delle banane, amore? O in supporto? Va bene ragazzi, io mi mangio due barrette a sto giro,
Banana. Banana. Sono buoni questi. Va bene, ragazzi, ciao. A dopo, ciao. Ragazzi, sono appena entrata a casa, ho lasciato la finestra aperta, non so come sia stato possibile. Ho trovato la casa allagata, tutto bagnato, un casino, guardate. E qua è già asciugato, tutta l'acqua per terra, un macello, vabbè. Niente, sto tirando sull'acqua, ragazze, è un'avventura qua. Ah. Ciao ragazze, è lunedì sera e io volevo promuovervi a pieni voti questa maionese che si chiama Vegan Sea, è una maionese senza uova e con bevanda biologica di soia, è molto buona, infatti è finita molto in fretta, e vabbè, è durata 15 giorni, l'abbiamo completata un po' con tutto, è molto gustosa, quindi insomma ve la consiglio assolutamente, proprio promossa, presa da Unes, quindi solo da Unes si trova, almeno penso, non lo so, ma magari c'è anche da altre parti, quindi promossa. Sono stata prima da MD e ho preso i pomodori, questi qua, ciliegino, poi ho preso l'insalata, qualche cosina, ma proprio quattro cosette. Arrivo, ragazze. Questa polpa di pomodoro bio che non è affatto male, ne ho prese quattro perché poi devo fare anche la pizza per il compleanno di Christian che festeggerà giovedì con i suoi amichetti di scuola. E poi sempre della marca bio ho preso anche i piselli, questi qua, pisellini questi qua sottili, che sono già cucinati, cotti al vapore, lavorati al fresco. Ok, e poi per il compleanno di Cristian ho cominciato a prendere qualcosina, adesso vi faccio vedere, ma giusto due cosette al volo. Arrivo, Allora, ho preso le caramelle, quindi ho preso queste qua, queste caramelle così, poi ho preso le Haribo, queste e anche queste, e poi ho preso alcuni biscottini già confezionati, perché questa volta festeggio il compleanno insieme al suo compagno, quindi io e la mamma ci siamo un po' divise i compiti con i dolci, a parte che ognuno si fa la sua torta, e questi, ecco, poi in settimana vi faccio poi vedere, cioè no, giovedì, quando farò la torta, vi renderò partecipi della preparazione della torta di Christian. Ok, adesso intanto sto preparando per stasera. Allora, ho fatto un sughettino sempre con quel pomodoro biologico che avete visto, che è veramente buonissimo. Ci ho aggiunto anche un pochettino di vino bianco, che dà un ottimo sapore. E sto facendo i tortiglioni, sto finendo la pasta questa qua, perché ormai ce l'ho in giro, dopodiché opterò per prendere sempre e solo anche la pasta integrale, che i bambini la gradiscono moltissimo, quindi mi sono fatta anche un po' di scorta negli altri giorni, quindi vabbè, adesso me la finiamo, dopodiché si passa completamente a quella integrale. Ecco qua, ragazze, questa qua è la pasta dei miei bimbi, la pasta al pomodoro. Dai Christian, dai l'acqua al nostro basilico, fai vedere le nostre amiche quanto sei bravo. Sta crescendo, Cri, vai vai Cri. Vero Christian? Sta crescendo il basilico che ci ha dato il nonno, era proprio piccolo piccolo. Gli attacchi del fatto quotidiano. Che bravo, guarda Rick, hai imparato, guarda. Sul liscio, sulla parte liscia, vai vai. Niente, buongiorno, oggi è domenica 3 giugno, noi stiamo andando a fare un giretto ad Arona, sempre se ce la facciamo, perché qua tra portiamo la bicicletta, portiamo il monopattino, portiamo questo, portiamo quell'altro, portiamoci la casa, portiamoci la scala bagno, cioè non stiamo uscendo di casa, però forse riusciamo, eh. Oggi Walter Mangione è molto calmo e tranquillo, dando la camomilla a uscire. In giro, no, c'è una bellissimissima giornata, quindi abbiamo pensato di andare da Rona, me l'avevo anche detto nella live, ma troppo, guarda quello, ma che è?
col braccio fuori, poi gli vuole il cappellino. Tira su quel vetro, Ricky, che ti vuole il cappellino. Tira il vetro, tira su quel vetro, Ricky. No, beh, mio figlio con la mano fuori da finestra. Amore, tira su, amore, è troppa aria, amore. No, ti riso anche un po' te, un po' tempo, Cristian, dai. Poi gli vuole il cappellino. Vedete già Marta che corre in autostrada, che si mette a correre per andare a recuperare il cappellino di lui. Dai, chiudi anche tu un po', chiudi un po'. Chiudi un po', Ricky, per piacere, dai. Chiudi un po' per piacere, Riccardo. Tira su ancora, se no ci vola tutto e ci fanno anche la multa, tra l'altro. Dai, tira su. Ma poi quando siamo arrivati? Tira su. Riesci? Cristian, tira sul vetro anche te. Cristian? Sì. Ok, operazione finestrini chiusi. Ho fatto i panini, ho fatto il caffè. Stavolta mio marito si lamenta. Caffè, due mocche. Poi ho fatto i panini, io piccoli piccoli bocconcini integrali. A lui due cose così lunghe e maionese biologica, tanto per non sentirsi colpa. Vabbè, panini anche a loro. Ragazze, la crema autoabbronzante di Sier funziona, l'ho messa su ieri sera e l'ho spruzzata perché quella è la spray, quindi è comodissima. E però che non facesse niente, nel senso che mi sembrava di avere ancora le gambe bianche. Dopo non l'ho messa in faccia, ragazze. Facciamo il colore un po' anche di ieri. La crema, la BB cream di Perimani Oglia. L'ho. Amore, mi sa che non si sente la mazza, vorrei dire. Mettiamo l'aria funzionata? Accendiamo l'aria? E stamattina, perché c'era scritto che comunque. Dopo due ore. Amore, fa caldissimo, stiamo morendo. Che dopo due ore avrebbe fatto effetto, in effetti. Stamattina mi sono svegliata con una velatura di abbronzatura dorata sulle gambe, quindi ci sta dentro. Per 1,99€ di crema colorata, top. Chi sono? Indovina di Milano, chi sono? Ciao ragazze, ciao ragazze. Chi sono? Di chi sono? Una barba. No, dai, sono Chiara d'Alessandro. Ciao ragazze, ciao ragazze. Mi piace imitarla, ragazze, non ho niente contro Chiara d'Alessandro, cioè alla fine non la seguo neanche. A parte le vicissitudini che sono successe, ma poi mi fa simpatia il fatto che fa sempre top. Perché mia figlia mi dice, oh, mamma, perché questa fa sempre top? Perché io so perché fa sempre top, perché ci vuole dire top. Io cosa faccio invece? Come sono io? Come potrebbero imitarmi? Se ne sto guidando. No, vabbè, ma come potete. Cioè, ragazzi, dai, fallo che sei simpatico. Sì, fai simpatia a tutti. Dai, adesso. Quando mio marito fa il serio mi fa venire l'ansia, ragazze. Ha fatto una super retromarcia che ci stava facendo vomitare. Tutto per prendere cosa? Il telepass. Telepass. Non sopporto tutta questa famiglia, non ce la fa più. Mi stanco. Sopportare tutti. Ci vuole bene, ma è stanco. Lui vorrebbe stare a casa sabato e domenica e non sentire neanche una mosca volare, ragazze. La beatitudine. Vorrebbe stare in un letto d'acqua con quella musica tutta un po' da drogati, no? Che ti mette in sonnolenza. Stare là per 3 giorni e. Vero? Tranquillo, ma sono io che ti faccio rilassare? Non ti faccio rilassare? Basta guardarmi per essere rilassato. No, no. Riccardo. Top cosa, top? No, smettila. Dove si fa? No. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao. Tu non ce la fai dire. Ciao. Prova a dirlo. Dillo. Ciao. Basta. Mi do un boccio. Silvia, sto guidando sull'autostrada, per favore.
devo tenere la bocca chiusa che devo riuscire a parlare. Bello mio! Dalla Sicilia con furore! Dalla Sicilia con furore! Oggi mi ha fatto passare tutte le lunga. Dice che era perché volevo fare il jeans. È finita? È finita? Facciamo arrivare qualche spizzettino d'acqua, perfettissimo per oggi. C'è un sole che uccide, e stasera anche non me la sono cotta. Ho messo solo un po' di protezione qua, ma pochissima. E l'altro sta facendo un buttesino, che butto sull'erba proprio, tranquillo. Mi sono dimenticata di portare qualcosa da mettere per terra, ma in realtà lui non è che ama molto sbattersi per terra, poi qua a Arona non è il caso, però le persone si sono messe sotto le belle piante di Arona e devo dire che non è che era brutta idea, però vabbè, bello, sta veramente bene, sono bellissimo prima. C'è un verde, guardate che prato ragazzi, c'è un prato bellissimo, eh? Le foto? Sì. Fai con quelle di Christian? Throw a dart at a map on the wall.
sono senza energia, ragazzi. Sì. Qualcosa. Amore, che bello tornare quando non c'è nessuno. La coda a non finire. L'ha detto, guarda, si è formata la coda. Ora guardate. Guardate. Che bello, amore, non c'è nessuno in autostrada. Che bello tornare. Silvia, guarda che c'è un po' di colonna. Ma va, torno tutte le sette. Fermi bloccati. Dai, però arriviamo nello stesso calende qualche volta, vergiate. È carino, io sono la spiaggetta. Ma là non c'entra niente, non c'è la spiaggetta. Esci qua, esci, guarda sì, che uscita è questa. Esci adesso tu dalla macchina proprio. Amore, guarda che uscita è qua, era qua, eh. Sì, va bene. C'è tanta coda, dai. Adesso no, non c'è tanta coda, no, non c'è tanta coda, non c'è tanta coda. Siamo immobilizzati, non c'è coda. Smettila. Non c'è coda, guarda, si sta andando a passo d'uomo. Ragazzi, sono senza energia, tieni qualcosa. Non posso supportarlo. Ragazzi, vedete. Ma se c'è la strada libera appena che. Ragazzi, vedete che faccia che c'ho? Perché tu sei stato tutto il tempo bello tranquillo? E io mi sono fatta un culo tanto quanto una casa, questi bambini che andavano avanti in dre. E ora io sono rilassato e tu sei stanca, vedi? C'era la strada libera, ma libera, appena che ha parlato si è fumato ragazzi, la coda. Ragazzi, volete ridere? Allora, stavamo guardando i bambini, ha trovato una panchina, mi fa Silvia, vuoi farti la borsa? Prendi anche la coca, a modo, tutto in un punto, io come una deficiente a portargli la roba, gli faccio, c'è una ragazza che si è messa a ridere, gli faccio, vabbè oggi sono la tua schiava, questa ragazza qua si è messa a ridere, gli faccio, gli ho detto, mi capisci cara cosa significa? Mi capisci cara? Vabbè ragazze, io mi sono, ho dormito, mi sono addormentata, mi sono messa in macchina. Mi sono tutto ringarozzito. Dopo tre caffè, quattro liquirizie. Oh, sonno adesso. Non ce la farò stasera fa la diretta. Facciamo quella diretta stasera. Senza di te però. Si smaltisce, non è che sei qua. Sì, si smaltisce, come il tuo cervello, che si è smaltito completamente. Ragazzi, non ho forza di difendermi, difendetevi voi. Lo so che lo farete. Prima ha detto, Ricky, chiudi il finestrino. Dico, mamma, però chissà, l'ha aprito? Cristian, l'ha aprito Cristian. A posto siamo. Top. Oh, no. Ci sono abbronzati secondo te? Non lo so. Tu sei abbronzato? Come ti ride? Guardate. Ho sonno, amore. No. Dormi che magari si sta così in pace, dai, dormi un po'. Dormi. Che sono ninna nanna ninna nanna ninna. Questo mostro chi lo do? Che stronzo. Sei buttato la macchina in autostrada. Guarda, ti avrò sicura. Questo mostro chi lo do? Dai, dormi? Ma vedete come è ringalozzito? No, ringalozzito! Dai, dormite tutti quanti, almeno c'è un po' di pace. Dormite un po' tutti quanti. Io dormo veramente. Guarda, dai, che andando a due all'ora, per colpa tua. Ma se è colpa mia, qualsiasi cosa perché succede. Hai parlato.
oggi è mercoledì 6 giugno e oggi mi vedete un po' alle prese con un po' di dolci perché devo fare un po' di biscottini tipo barra pasticcini asciutti comunque non con creme particolari per il compleanno di Cristian che festeggeremo domani, quindi insomma staremo un po' insieme e ci faremo un po' di compagnia. Andiamo! Intanto vi dico anche le dosi, così almeno se volete riproporre, sono 500 grammi di farina, perché devo fare un bel po' di biscotti, sennò potete fare, io sto raddoppiando le dosi. Quindi 500 grammi di farina. Poi 350 grammi di zucchero, perché sto raddoppiando sempre comunque le dosi. 4 rossi d'uovo. Allora, 360 grammi di burro, poi 1 e 2 cucchiaini di miele, 4 bustine di vanillina, ci metto così, poi 2 bei limoni grattugiati, delle scorzettine ovviamente. Allora ragazzi, per fare prima sto provando a frullarlo piuttosto che a grattugiarlo, voglio proprio vedere se cosa ne viene fuori. Abbiamo trovato la soluzione, non l'avevo mai provato e devo dire che ci sta proprio bene, perfetto direi. Procediamo all'impasto. Adesso la metto in frigo a riposare per mezz'oretta, intanto mi sistemo le cose, riordino e mi tengo pulita, dopo non è che mi serve, devo rimettere ancora giù la farina, quindi mi tengo ancora fuori questa tavola perché poi dopo devo andare a fare i miei biscottini, perciò andiamo a riposare, a far riposare per mezz'oretta dopo. Ragazzi, il limone che è avanzato l'ho sbucciato bene, adesso me lo frullo e mi creo una bevanda al limone per la giornata. Ho bisogno anche un po' di acqua adesso. Kicking up some dust, we want our whiskey in a glass, throw away the red cups. Me and my boys are gonna turn the night sky on. Ok ragazze, sono ancora pronta. Adesso prendo il formino un secondo e utilizzo. Ok. Allora, parte la stella che mi sembra un po' fuori tema. Fuori. Ok. La stella li possiamo utilizzare tutti. Mettiamo qua, spolveriamoci ancora la farina. Working hard, kicking back, that's a good life.
qua ragazze, questa qua è la prima sfornata, questi qua rimarranno così e adesso devo trovare una sistemazione perché ora io ho questo vassoio già pronto dove adesso vado a ritagliarmi. A parte che non ci staranno tutti, manco a pensarci, non ci stanno, però intanto vado a ritagliarmi questa carta qua. Ok, vi do un po' la forma curvata in modo da non riesco più o meno, così. Ok, così almeno qua già abbiamo un vassoietto, adesso magari poi vedo gli altri come fare perché metterò da qualche altra parte, vediamo come gestire la cosa. Intanto questi qua me li posso incominciare a mettere perché non c'ho, a parte che sono ancora un po', si possono mettere però. Aspettiamo un attimino, intanto vado avanti con gli altri. Intanto mi inforno questi nei quali metterò poi cioccolato fuso con le mandorline, quindi e poi cioccolato bianco ce lo devo mettere con le scorzettine di limone. Quindi adesso inforno questi e poi ci vediamo più tardi, poi vi faccio vedere comunque tutto il finito, ok? A dopo. Ok ragazze, questi qua sono i cuoricini che dopo mi vado a, vi faccio vedere per così vi giro, che dopo mi vado a farcire con cioccolato bianco, insomma quello che vi avevo detto, li sto girando per farveli vedere, cioè non gira la pentola, giro i biscotti, vedete quanto sono scema, vabbè. Eccoli qua, adesso vado avanti ancora perché però poi insomma ci rivediamo più tardi nel farcirli, perché adesso devo solo farcirli, quindi ci vediamo più tardi. Ciao! Ecco qua un'altra sfornatina. Ok ragazzi, adesso faccio fondere il cioccolato, non lo metto nel microonde, ma lo faccio fondere nel pentolino, preferisco, con... Adesso ne avrei due da fondere perché volevo farlo anche col cioccolato bianco, quindi... Allora, intanto facciamo questo. Io non ho cancellato niente. Ok, adesso aggiungo il latte. Ragazzi, adesso questi qua li lasciamo indurire e facciamo gli altri. Andiamo.
ragazzi, io direi che ho finito, quindi ricapitoliamo. Primo vassoio, questo qua, ho messo praticamente nei cuoricini cioccolato fondente fuso e cioccolato bianco fuso, poi nei secondi cioccolato fondente e la mandorla in mezzo con una sfoverata di mandorle, poi le paste con la marmellata, poi ancora cioccolato bianco e mandorle tritate e mandorla interna intera. E qua un po' la stessa cosa, insomma, questi qua sono i due vassoi che io ho fatto per il compleanno, eccoli qua. Buongiorno ragazze, oggi è il 7 giugno, io oggi devo sistemarmi per il compleanno, quindi mi manca la torta. Vi faccio vedere un po' cosa faccio. Innanzitutto devo unire queste due teglie, quindi vado a tagliare qua. La prima volta che ci faccio questa cosa qua, ma penso dovrebbe uscire abbastanza bene. Devo unirle per poter comunque metterci assolutamente la torta, perché sennò non ci sta. Quindi le taglio. Poi adesso vi faccio vedere che tipo di torta vado a fare. Male, ragazzi, che male questa tagliata. Niente. Ok, allora. Posso fare l'estremità per poter comunque fare una specie di vassoio per poi lavorare proprio con la carta stagnola, così diventa una cosa unica. Una cosa che mi è venuta in mente in questi giorni, perché ho detto, caspita, come posso fare il numero 8, aia, il numero 8 e unire due pan di Spagna, perché te la faccio vedere. Tutto questo lo sto facendo perché devo fare un numero 8 farcito con la Nutella e quindi ho bisogno di una teglia più grande. Allora adesso io prendo la carta da forno, e gliela metto qua sopra. Aspettate che ve lo farvi vedere un po' come è venuto, se riuscite a vedere anche, vedete come è venuto, lo vedete, ecco. Questo è la base, insomma, per fare una torta grande, perché sennò, ecco, soprattutto una torta non da frigorifero, quindi è un pan di Spagna farcito con la Nutella e poi dopo lo riempio, lo carico e poi dopo ci faccio magari qualche decorazione sopra, perché devo creare il numero 8. Allora, questa qua invece mi serve, insomma, come base per la torta, per avere comunque anche per l'igiene, giustamente, quindi vado a tagliare. Magari tagliare così, per poi gli faccio anche l'angolino arrotondato. Ecco, ci mettiamo, spero che regga, sì dai, perché regga. Allora adesso io prendo
step out of my business. Take a pick or miss this, or end up on my hit list. Yeah, I'm going for that big time. Standing in the bright light, baby, this is my life. Feeling like a queen, sipping on Jack in my old ripped jeans. Alright, yeah, I'm in my prime, doing what I want, even if it's crime. Far away on the Gold Coast, on the beach till the sun goes. Back in town on the main line, driving fast down a cloud nine. Got my friends all around me, yeah, no rules and no boundaries. Baby, I got all that I need. Qua ragazze, la torta del CRI è pronta. Mi si è spenta la camera, scusate, ma purtroppo mentre farcivo non potevo fare altro, non potevo neanche prendere in mano il telefonino. E niente, adesso la lascio un po' qua riposare, tanto tra poco devo fare anche la pizza, perciò la lascio qua un po', così prende aria e soprattutto si solidifica il cioccolato. E niente, noi ci vediamo come sempre più tardi, perché i preparativi continuano. Ciao. Ecco qua ragazze, secondo round, sto facendo le pizze. Adesso le ho già fatto, vabbè, lievitare la pasta un'oretta. Adesso faccio fare la doppia lievitazione, quindi le lascio qua, come avete visto anche nel video della pizza, che se ve lo siete persi magari vi lascio anche il link sotto nell'info box se volete vedere come faccio la pizza. E sto dicendo, adesso quindi faccio fare la lievitazione, quindi lascio qua riposare ancora un'oretta e per mezzogiorno penso di infornarle, perché comunque io alle 3 devo essere all'inviate, perciò mi devo muovere, perché fate conto che un quarto d'ora, 17 minuti a pizza per la cottura. Farò tutte margherite, perché comunque tra bambini non so la mettere farcimenti, perché magari non le gradiscono, quindi tutte le belle margherite con il pomodoro e con la fontina. E niente, dai, ci vediamo più tardi, vi aggiorno. A dopo, ciao! Qua ragazze, dovrebbero uscire due di queste di pizza, quindi due vassoi di pizza penso che siano abbastanza, direi. Ho esagerato come sempre? Sì Silvia, hai esagerato come sempre, però non mi piace fare le cose contate, cioè mi piace comunque che tutti abbiano tutto e che non preferisco che la roba avanzi piuttosto che manchi. Una cosa che mi viene l'ansia, se no mi dispiace poi se qualcuno gli manca qualcosa. No.
Ok ragazze, direi che ho finito, ho terminato, mi sono lasciata anche un po' di pizza là per stasera, sicuramente la vorrà assaggiare Walter, non so se riesce a venire Walter oggi, e niente, adesso vado a farmi una bella doccia, mi sistemo e vado, a dopo, ciao. Ciao ragazze, oggi è venerdì 8 giugno, io sono in macchina, sto andando alla festa di fine anno dell'asilo di Ricky. Sono giorni veramente molto molto impegnativi, per fortuna non ho dovuto preparare niente, o meglio potevo preparare qualcosa per il banchetto, ma sinceramente non avevo voglia perché ho fatto due giorni in cucina, chiusa in cucina a fare il mondo, e ho preso delle cose confezionate, mi sono segnata nel prendere le cose salate, patatine e queste robe qua. E niente, adesso mi devo trovare con Walter davanti alla scuola materna. Per Cristian oggi è l'ultimo giorno di scuola, oggi facevano il picnic, che non so in realtà se l'abbiano fatto realmente perché il tempo non è stato un po' così, anche più vicinato, non so se hanno fatto il picnic, e dopo me lo dirà, era tutto contento anche lui. E niente, insomma, ci manca un ultimo step per poi comunque chiudere l'anno scolastico nel vero senso della parola, con la domenica del saggio. Domenica ci sarà il saggio di Cristian, farà ancora questo mese come scuola di pianoforte, quindi il mese di giugno lo lasciamo ancora aperto per la scuola di pianoforte, dopodiché luglio e agosto è vacanza anche per il pianoforte, nel senso che basta, chiudiamo con le lezioni. Tornate a casa e hanno portato una bella piantina di rosmarino di salvia, c'era il mercatino con delle piantine aromatiche, ho preso la salvia che è buona, insomma a me piace un sacco, ha un buon profumo. E niente, adesso vado a sistemarmi, mi tolgo le scarpe perché c'è più di cotti, e adesso gli metto un piattino sotto perché per adesso non ho tutto. Non ho niente da metterci sotto, quindi ci vuole un piattino, adesso lo cerchiamo. Ecco qua, per il momento va fuori così, dopodiché poi ci pensiamo. Andiamo a portarla fuori. Oh, mamma mia, finalmente a casa. Ho fatto delle giornate oggi veramente, d'aiuto, aiuto, aiuto, ma che bello il basilico. E niente, adesso la mettiamo qua, anziché toglierei quella terra lì che non serve a un cavolo. Aspetta un attimo, Ricky. Aspetta un secondo, ora ce lo do. Ok, la mettiamo qua a fianco al basilico, che è profumo pazzesco, non vedo l'ora di mangiarlo, c'è un profumo buonissimo. Dopo magari gli diamo un po' d'acqua domani mattina. E io con questo vi saluto ragazze perché sono cotta. Al prossimo vlog, ciao. Alla prossima, ciao ciao. Bene ragazze, questo video è terminato, se vi è piaciuto mettete pure un pollicino in su, così aiutate il mio canale a crescere, e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale fatelo. Un abbraccio e noi ci vediamo presto, ciao.